Le prostitute passavano la loro giornata quasi esclusivamente all'interno delle case chiuse. No, fuori mai. Io non ho mai incontrata una fuori, perché loro stavano dentro. Finita la quindicina, non uscivano, loro non potevano uscire da quell'ambiente lì, facevano tutto dentro. Qualche volta riuscivano ad andare fuori così in camuffa che nessuno li vedeva, ecco, stavano attente. Io fuori non ho mai visto nessuno di quelle che facevano quel lavoro lì, mai. Dopo ci dormivano lì la notte. Dopo loro quando andavano a questa casa, perché loro ogni prestazione prendevano il tanto per cento. Poi quando era la fine di giudicano, loro ci avvicinavano, c'erano la cucina, ma ogni sera ne potevano i 10, 12. Cenavano quando ognuno andava alla sua camera e ci dormivano. Poi c'erano anche dei giorni di libertà che potevano girare. Questo lo dicevano loro a me, non l'hanno visto tante volte. Andavo nel cinema, si ricordava. Potevo, io conoscevo quelle lì che perché stavamo sempre lì, la mattina andavano a pigliare il cappuccino lì che c'era vicino all'entrata del casino, c'era il bar. Allora quella lì la conosceva, poi l'altro no. Poi loro avevano l'orario controllato, insomma non potevano stare fuori un'ora, un'ora e mezza a parlare, a sedersi nel bar a parlare. Pigliavano, mangiavano, poi andavano dentro. Allora una prostituta quando camminava con la testa a terra, deve comprendere a nessuno. Cioè questa prostituta che doveva venire da Pierone per arrivare in una di queste case, non dava confidenza a nessuno. Io li conoscevo, quello abbassava la testa e me lo disse, non mi salutare in mezzo alla strada perché la gente che vede questo, che lei era tutto del nord o del sud. E più potente erano quelle del sud, le palermitane, però erano le migliori, perché erano la stessa razza mia. Quello quando uscivano elegantemente c'erano persone che erano molto civili, non è, si vedeva proprio la prostituta come si vede adesso per istare. Se era una bella ragazza, tutta la giornata avevo solo il tempo di uscire da una camera e di entrare in un'altra, fino a quando si faceva mezzanotte, al momento che iniziava. Quindi questa era una di quelle ragazze che il proprietario e la direttrice la tenevano avvolta nella cartolina, perché Maroni, che lo guadagnavano soldi con la palla, loro guadagnavano soldi con la palla, si facevano 100.000 movimenti, si proponeva l'acquisto della collana, la cosa e comandava, e che dicevano sempre sì, non potevano dire di no. Però era una vita, alla mattina uscivano e andavano a fare un po' di spese, andavano a comprarsi profumo, eccetera. E quando rientravano, li parlavi il giorno appresso, era una vita, povere figlie. Però erano povere ragazze, erano illuse dal guadagno facile, ma senza sapere che quel guadagno che facevano per loro non utilizzavano neanche una vita. Provisione, non erano donne tristi in generale, cioè ridevano, ma come ti devo dire, era una forma di difesa rispetto al degrado alla quale la vita le aveva condannate. Il guadagno era diviso tra lo Stato e i tenutari e a conti fatti alla prostituta non restava che una minima percentuale. E poi se uno si va al ragionamento, l'amore fra un uomo e una donna, diciamo così, è una cosa bella, si raggiunge se fra due esseri consenzienti, è anche un fatto molto bello. Ma tu pensi invece questo, che c'è una donna che fa l'amore, che compie un atto sessuale con un uomo per quale ignora tutto. Quest'uomo fa questo atto sessuale con una donna per la quale ignora tutto. E tutto questo mediante lo scambio di una moneta, di una certa quantità di denaro. È una cosa squallida, vergognosa. Come lui per quelle da là me lo ricordo nel mio interesse, poi è chiaro che poi dopo, man mano, la figura diventa diversa, è un luogo squallido,
dove quelle povere ragazze non percepivano, se no, il 25% di quello che loro guadagnavano. Avevano una percentuale, tante percento, non so, adesso non ricordo più che percentuale avevano. Le spese le facevano lavatrù, ma loro mangiavano, erano accudite, bagna e convenia bene, comunque c'era la percentuale di queste donne, non so se è il 30% o il 40%. Che la percentuale andava divisa così: metà dell'importo alla cassa, al numero, il numero protetto, metà. La restante metà, una piccola percentuale alla maitress, cioè alla direttrice, e poi c'erano i debiti che quella lì contraeva. Allora veniva uno e ci proponeva, per esempio, delle calze, delle parole, sempre sì, perché tanto i guadagni era facile, veniva un altro e ci vendeva una parola, tutte cose che questa poi regalava. Allora se ti sono regalata la direttrice. In fine proprio, quello che passava alla pialla era il lenone, che qualcuno di questa faceva nuova, se l'ingasso non corrispondeva alla richiesta. E questo fu che mi fece, mi facendo passare un nero qua con una bolognese, che questa piangeva, io dovevo andare, perché piangevi, se ti cercavo bene, che fare un abusato, che dà una ricerca. Dice no, ma io così, io con lì, va bene, certo, non ti preoccupare, stasera ti porto con me, che sta calata, però, ma la dovete lasciare, perché sennò andavo a passare un guaio nero col fidanzato, così era lui. Questo è questo che erano le case di lui, era tutto, era uno sfruttamento continuato. Che uno quando era, a me non mi importava, perché se pigliava i soldi, a me non mi interessava, però poi dopo, man mano. No, erano paganti anche bene, si capisce che chi lavorava molto guadagnava di più. Di solito una ragazza bella, e là praticamente andava pure 20 e 30 volte al giorno, il che insomma era una cosa che depreziava proprio, perché poi c'era la caduta dopo 3-4 anni, che non si può andare con tanti uomini, insomma, quasi contemporaneamente. Questa è una cosa molto brutta. Senza luogo né data. Gentilissima signora senatrice, voglio esporle, o per meglio dire descrivere, le cose che fanno rabbrividire e drizzare i capelli anche alla persona più bestiale della terra. Tutte cose che riguardano i signori padroni delle case di tolleranza. Non è sufficiente che loro ricavano dall'incasso della ragazza la metà, e poi oltre della metà devono ricavare la pensione del mangiare sulla metà della ragazza, poi il soggiorno, e poi in moltissime case devono pagare anche la luce perché non gli venga tolta di notte. Moltissimi padroni danno da mangiare dei polli interi ai suoi cani, e biscotti, zabaglioni di uova, eccetera, eccetera. E alle signorine danno la bistecca di 70-80 grammi l'una. Se capitano delle signorine che hanno la sfortuna di lavorare poco, gli fanno tutti i dispetti. Spessissime volte le mortificano nel modo più brutale che possa esistere, e loro poverine piangono e devono fare silenzio, perché se ricorrono alla questura non possono più andare in nessuna casa d'Italia, perché i padroni segnalano queste in tutte le case. La gestione dei bordelli, i lenoni e le maitresse. Molte volte i proprietari di queste case chiuse erano persone che passavano per gente per bene, magari professionisti affermati, che tenevano 2-3 cose, che sfruttavano una quantità di soldi. Però ovviamente guai a saperlo. I padroni non si vedevano mai. C'era soltanto quella che era lì alla cassa, diciamo così, che erano stipendiate, e poi poteva essere anche una socia o anche la padrona, però a noi non ci interessava niente. Tenutaria, sì, la padrona non ci interessava proprio niente, era la cosa che proprio ce ne fregava. Mia moglie comandava, quella era una donna massiccia, comandava queste cose. Ecco che sta venendo una bella brasiliana, scende, lavoro tutto fare. Questa era cassiera,
la madrona era o era la proprietaria o era una cassiera, praticamente una cassiera, però era che lei dirigeva tutte le ragazze, capito? Ma la madrona poteva avere anche 70 anni, non aveva, no, no, lei non esercitava niente, forse aveva esercitato prima, ma di sicuro aveva esercitato prima, di sicuro, e quello che ho visto io erano tutte facce da grande battone. Le maitresse avevano un sesto senso, le maitresse erano ex puttane, per lo più vecchie, che stavano alla cassa e incassavano, le marchette così. Beh, i padroni di queste case erano molto gentili, molto, molto civili, non è che approfittavano, e i contratti che facevano tra la donna e la casa. Non so se era la più bella che aveva di più oppure... certo, c'era, io penso pure tra di loro c'era quella che è più carina, che faceva di più, quella, ci sarà stata pure un po' di gelosia, credo, ma in tutti i lavori c'è un po' di gelosia. Più anziana era e più era padrona del mestiere, del... Ma ripeto, ci sono state persone veramente di buoni sentimenti tra loro, specialmente quando capitavano ragazze alle prime armi, quella diventava materna proprio. Tra le ragazze non lo so, so che erano tutte amiche dentro, sai, erano amiche, tanto dovevano fare quel lavoro lì, ci parlavano tra di loro, ridevano, scherzavano. Noi qui in Polese, delle volte... prendevamo le paste e andavamo a mangiare lì dentro. Avevamo già messo su, capito, una compagnia che si divertivano loro, ci divertivamo noi, ma andare là a scherzare, ecco. Poi c'era quello che andava su e niente, però portavamo le paste. C'era un bel rapporto, ecco, con queste ragazze, quando c'era un po' di confidenza. Sì, queste qui, io avevo un contatto con queste qua, perché erano anche buoni di animo queste donne, capisci? A me, sapendo che io la ero, mi ha pagato tanti cappuccini con brioche, mi dicevano la mattina, vieni là in Senese, vieni là, vieni, ve ne mangiate un cappuccino, ma veramente un cuore tremendo avevano, non c'è niente a che fare con questa che c'è adesso, non ne parliamo nemmeno. Per una prostituta era spesso difficile avere una relazione con un uomo fuori dalle case chiuse. La prostituta è molto complicata, quando si mette con un uomo paga l'uomo, dà i soldi all'uomo. 4 giorni siamo stati insieme, mi dava lei a me che la mia seduta a tavola, da sotto avevo un tavolo, così con la mano mi dava i soldi per pagare la consumazione, e si metteva a me. Io parlo quando c'era a 1000 lire, a 50 lire, che non è perché forse non vi ricordate, i carte, di carte. No? Io sono nato quando era 20 lire d'argento, 5 lire d'argento. Ora, non ho mai, ho pensato di portarla a mangiare fuori, ma non ho mai pensato di unirmi, fare una unione con questa. Mi piaceva come donna, però non, ma non perché, attenzione, non perché fa quel mestiere, attenzione, non era per questo, perché c'avevo qualcun altro nel cuore, non c'aveva lei. E io nel 1950 andai insieme a un paio di amici, le due di compagni, andammo al nord per a buscare una cosa. Dopo varie peripezie finimmo a Genova. Andammo a Genova perché là c'era stata la campagna elettorale l'anno prima e il partito aveva mandato per aiutarci a Napoli dei compagni dell'altra Italia, uno di questi era genovese. E avevamo fatto amicizia con questo qui che venne a lavorare con noi alla sezione Pendino. E noi andammo a trovare, questo qui era vice console della carovana dei Camalli, e quindi stava nel porto. E lui ci mise a lavorare, non a bordo delle navi, a fare la pitaccia, a fare i picchettini, insomma così. E guadagnavamo abbastanza bene, molto bene.
perché mi ricordo che io mi arrivo 10.000 euro al giorno, all'epoca i ferrovieri pigliavano 30.000 euro al mese. E io fra l'altro stavo con un compagno, con un amico, che era un uomo piccolino, magrolino, stava sempre assatanato. Quello delle donne ci facevano, quando vedeva il femmine, si lucevano gli occhi, lui non riusciva a stare. Così mi convince e mi porta. Andammo lì. Lui, se non mi ricordo, che un maglione amarenato, perché sa, a bordo allenato, un maglione blu, e uno di questi ragazzi si mise a parlare con me. Allora a Genova, contrariamente a come succedeva a Napoli, le ragazze avevano diritto a una giornata, un pomeriggio di libertà, che costa una settimana. Lei mi disse, perché non ci vediamo? Ma senti, ci vediamo, vediamoci. E ci incontriamo, ci mettiamo fuori a un bar, a un caffè, allora la cosa che, insomma, io l'ho trattata questa qui come una persona, insomma, senza nessuna allusione di nessun genere. E lei si è commossa, questa cosa. A un certo punto mi prese la mano e mi disse, ma non mi deve dire niente. Il cuore mi diventa un vizio, però è una cosa che sia, ma che cosa ti posso dire, sarà me? Tu sei la tua situazione, io sono la mia, che te posso dire? E questo se ne andò piangendo. Chissà che sono un sacco, forse. Non era una cosa possibile. Questa è una cosa che mi è rimasta impressa nella vita. Senatrice Merlin, approfitto della sua cortesia. Anch'io, come tutte, ho sperato in una risoluzione accelerata del suo progetto. Ma poiché tutto tace, vorrei da lei un consiglio per quanto segue. Pur facendo questa vita, ho un amico di buona famiglia che talvolta mi aiuta. Come tutti gli uomini che vivono egoisticamente, trova quasi naturale la mia professione. Sono innamorata, e soprattutto ciò che è rimasto di buono nel mio cuore, una buona onesta compagna per lui. Quando io gli chiedo cosa farò io quando chiuderanno, lui mi risponde «Sarai felice perché te ne tornerai a casa, io non ti abbandonerò». Ma io credo sia persino una forma di pervertimento lasciarmi qui in balia di speranze e di delusioni. A quelli che comprano il mio corpo io chiedo che cosa succede del progetto e tutti rispondono al medesimo modo. Il governo ha troppo guadagno per chiudere un'organizzazione del genere. Lei, senatrice, immagina la mia ansia nell'attesa di una risposta. Distinti saluti.